attratto da questi posti. Io lo sentivo perché ho conosciuto il personaggio, una persona sensibile, quindi non poteva essere rapito da questa magia che c'è sul fiume, anche perché c'è sempre, tutti i giorni. Noi lo vogliamo dare ancora più risalto e farla conoscere più che altro al territorio. Mario, una battuta solo su questo posto. È un posto magico, cioè io sono arrivato per la prima volta e quando sono entrato ho detto porca miseria, ma pensa che io poi sono guastallese e non lo conoscevo affatto, ed è bellissimo anche l'impegno, credo che abbia profuso l'amministrazione nella gestione di questi posti magici, sono i posti delle nostre terre, insomma. Mi identifico pienamente. Sì, anche perché qui allora ci vuole proprio un attimo a poter rovinare un posto, forse anche per business a volte, non so, non c'è magari la giusta attenzione, invece qua è rimasto tutto come se fosse proprio, non ci fosse passato l'uomo. È vero? Ma io guarda, da sempre sono un ateo che però ha sempre creduto nel panteismo. Panteismo è una forma di religione, o più che una religione è una forma di filosofia che si avvicina all'idea che se esiste un Dio esiste la natura, per cui... Allora, anche perché Mario, oltre ad essere uno scultore, un pittore bravissimo, io ho visto alcune opere già da anni, lo seguo, sono di queste opere enormi che proprio danno la sensazione della potenza. Perché sono così grandi le tue sculture? Allora, io da giovane frequentavo ancora l'Accademia, avevo vinto una borsa di studio, sono andato. E questa borsa di studio consisteva in un soggiorno a casa di Moore. Moore è stato il più grande scultore del Novecento, inglese, e in questo periodo lui mi disse alcune cose che per me sono diventate delle pietre miliari. Una delle tante è questa: ricordati che se il David di Michelangelo, anziché essere 4 metri, fosse 20 centimetri, sarebbe un soprammobile. E quello ho capito il significato e il senso di sì, è vero. Senti, allora, io ti ho conosciuto attraverso una mia amica perché frequentava la sala di Afrodite che hai a San Benedetto. San Bernardino. L'ho detto 3 volte prima, se mi sbaglio. San Bernardino di Novellara. Ecco, allora io sono entrata la prima volta in questa sala, sono rimasta affascinata anche perché è in una vecchia scuola elementare dove tutto è cristallizzato come se sentissimo ancora i rumori dei bambini. Tu hai una grande squadra di ragazzi, di appassionati. Che cosa gli insegni? Allora, premetto che sono 22 anni che faccio i corsi lì a San Bernardino, li ho fatti un po' in giro per mezza Italia, ma, e poi mi sono fermato lì perché il mio paese, credo che sia giusto destinare quel poco che ho imparato dalla vita alle persone che convivono sul territorio con me in questo momento della storia del pianeta. Detto questo, sono passate 1300 persone per questa scuola, però, in 22 anni sono tanti. Sì, tanti. Cosa insegno? Insegno delle tecniche, perché l'unica cosa che non si può insegnare, lo dico sempre, è l'arte. L'arte è qualcosa che uno deve sentire, soprattutto sentire da un punto di vista soggettivo. Non esiste una visione a senso unico, non saremmo neanche artisti. Allora, quando entrano lì, naturalmente magari hanno già qualche base o proprio sono solo... No, più delle persone sono persone che si approcciano per la prima volta. Per la prima volta. Magari era un'idea che coltivavano da tempo, ma privi di qualsiasi conoscenza. Comunque vedo che riesci ad amalgamare bene l'arte con anche il valore umano, perché le poche volte che ci sono stata, anche perché è poco che lo conosco, ma ormai sono quasi di casa, c'è un'accoglienza meravigliosa in questa sala. Ci sono anche tante volte degli spuntini, si mangia una fetta di torta insieme, si beve un bicchiere di vino, quindi questa è anche socializzazione, amore proprio per il prossimo. E questo tu, Mario, riesce molto bene ad amalgamare questa cosa, anche perché tanto essere artisti, cioè, forse ce l'abbiamo dentro di noi l'arte, credo, forse un po' tutti, va sviluppata. Se si ha la fortuna di incontrare un personaggio come Mario, che è paziente, è molto generoso anche perché da tanto tempo, anzi io ti ringrazio perché
con tutti gli impegni che hai, esserti concesso questa oretta, no? Che penso ti abbia anche fatto bene, di benessere. Anche abbiamo fatto una passeggiata lungo il bosco, l'ho portato a vedere gli orti, le casette sul Po, questi barconi affascinanti. È stato interrotto 10 volte dal telefono e lui non ascolta tutti. Questa è la bellezza di Mario, quindi insomma ci vuole del tempo e tanta pazienza e proprio anche rispetto per gli altri, vero, per fare tutte queste cose. Allora facciamo una premessa: io ho una cultura umanistica, perché poi è vero che ho fatto l'accademia, ma ho fatto lettere e gli anni in cui ho fatto lettere erano gli anni del grande movimento studentesco 68, no? Che non poteva non contagiarmi, anzi io ero uno dei promotori a Bologna di questo movimento. Mi hai anche raccontato qualche aneddoto, ma promotori esatto. Proprio in per prima cui, fila. Poi la vita, la riflessione sul senso della vita mi ha portato a capire che tutto quello che noi facciamo deve avere come destinatario il prossimo. Se noi viviamo all'interno di un ego, di qualcosa che soddisfa solo i nostri bisogni, vuol dire che dalla vita non abbiamo capito niente. Detto questo, credo di averti spiegato il perché. Sì. Ascolta Mario, allora, oggi pomeriggio arriverà una parte dei tuoi allievi. Parlerò con loro, gli farò scegliere un posto adatto, che loro magari gradiscano piuttosto di un altro, e magari creeranno un piccolo atelier a nome tuo. So che tu hai altri impegni oggi pomeriggio e io ti lascio andare, anche perché so che tutti questi impegni qui... Non voglio trattenerti di più. Allora, io ringrazio tantissimo Mario Pavesi, perché è veramente un uomo generoso, simpaticissimo, ironico, e sono contenta di averti regalato questa oretta di benessere sul Po. Grazie a voi, grazie a te, soprattutto per questa opportunità. Credo che insomma divulgare il proprio pensiero sia sempre una cosa buona. Sì, quindi Indaco ha sempre le porte aperte per te e per i tuoi allievi di Sala della Croce. Raccogliti magari qualche momento, che così magari qualche volta magari puoi stare qui anche di più. Grazie. Bene, grazie Mario, alla prossima.